si torna a parlare di piano regolatore generale a Caltanissetta, a Palazzo del Carmine. C'è stato anche un incontro, possiamo fare il punto della situazione? Sì, intanto il piano regolatore generale scade a luglio 2015. Noi stiamo provvedendo a fare degli incontri con tutte le attività industriali, commerciali, associazioni culturali, per vedere per ora in questa prima fase le criticità che ha presentato l'attuale piano regolatore. Che ci sono le criticità, anche perché diciamo che il nostro piano regolatore è stato adottato nel 2005, dopo tante vicissitudini, perché il primo piano regolatore, che è quello del professore Colombo, risale al 1962 e fu adottato qualche anno dopo, quindi è stato adottato praticamente dopo 40 anni un nuovo PRC che è cresciuto, questo PRG si è evoluto col commissario, un'amministrazione di centrodestra, un'amministrazione di centro, due di centrosinistra, insomma. Quindi quando il PRG nasce così in un arco di tempo molto lungo e subisce sempre variazioni che poi diventano incompatibili tra di loro. Si devono fare delle modifiche perché oggi le esigenze sono diverse. Ricordiamoci che l'attuale PRG era previsto per un incremento di popolazione di 30.000 abitanti, invece c'è stato un decremento di popolazione, quantomeno in Isseni siamo meno dei 60.000 classici, e tra l'altro l'età media si è innalzata notevolmente, quindi la situazione cambia. Poi abbiamo altri gruppi considerevoli di popolazioni comunitarie ed extracomunitarie e si deve tenere conto di tutte queste cose nel nuovo PRG. E come la immagina la città del futuro? Ma la città del futuro, la città di Caltanissetta, io la immagino intanto una cosa: io vengo dal mondo ambientalista e quindi il verde è importantissimo. Devo dire che qui a Caltanissetta gli standard di verde sono stati sempre raggiunti, aggiungendo spezzoni di aiuole, aree cimiteriali, e poi il verde programmato a Caltanissetta è stato sempre su zone sud di Rupi, a forte pendenza, dove in effetti il verde non si può realizzare, in ogni caso non può essere fruibile dai cittadini. Ci saranno tantissimi incontri sul PRG, non si esaurisce il problema in un solo incontro. Ora dobbiamo valutare tutte le problematiche e le criticità che sono uscite fuori da questo incontro. Penso che nel giro di un mese faremo un altro incontro su un'altra cosa importantissima, che è il centro storico della città. Oggi il PRG viene concepito in modo diverso di come avveniva 20 anni fa, 30 anni fa. Prima il PRG fa nascere l'interesse di buona parte della popolazione per stabilire le zone che consentono più alta volumetria. Oggi non è più così, oggi bisogna tenere conto dei tante problematiche, problemi energetici per quanto riguarda gli edifici, quindi il recupero di energia con fotovoltaico e altre iniziative, recupero delle acque bianche, che qua non è stato mai fatto, almeno in Sicilia, canalizzazioni diverse per le fogne, acque bianche e acque nere, e ci sono anche tante altre problematiche che riguardano la vivibilità, e queste escono fuori tutte facendo la valutazione ambientale strategica, che nel precedente PRG è stata imposta dall'assessorato, ma comunque non è stata mai fatta.